nelle mani di Dio, affidiamo a Lui la nostra vita, rinnoviamo questa tradizione del fuoco, benediciamo sì il fuoco, ma benediciamo ciascuno di noi. Ecco, un grazie sempre a chi realizza quest'opera, un grazie a tutti i bambini che hanno portato un pezzo di legna che è necessario. Quindi ecco, chiediamo al Signore di benedire le nostre azioni, perché tutto serva per il nostro bene, per il bene della nostra comunità, per il bene, ecco, di ogni cosa che facciamo. Nel nome del Padre e del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Mentre stavano compiendosi i giorni della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono pieni di Spirito Santo. Preghiamo e diciamo insieme: benedite il Signore. Benedite il Signore. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. I nostri cuori, l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è misericordioso, ti illumini e ti comunichi il fuoco del suo Spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E là di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Non so se si dice buon inizio festeggiamenti di Natale. Buon Natale.